sono molto soddisfatto, così come è soddisfatto l'intero Consiglio regionale d'Abruzzo. Da oggi finalmente la Regione Abruzzo, al pari di ancora poche regioni in tutto lo stivale italiano, si è dotata di una legge che va a tutelare la salute e la dignità di tante donne, di tanti uomini che soffrono la patologia della fibromialgia, una patologia costosa, una patologia che è molto dolorosa, e la percentuale delle donne è maggiore rispetto a quella degli uomini, e finalmente noi abbiamo incominciato un percorso. Questo percorso deve vedere il traguardo quando il governo nazionale inserirà questa patologia all'interno dell'EA, per far sì che diventi una patologia riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale. Questo percorso, la genesi di questo percorso è iniziata circa un anno e mezzo fa, quando io e il collega Mario Quaglieri abbiamo presentato una risoluzione, anch'essa votata favorevolmente in maniera unanime dall'intero Consiglio regionale. Poi ci sono state altre proposte di legge che sono state accorpate, e quindi da oggi abbiamo fatto sì che con questa legge regionale tantissime donne, tantissimi uomini che hanno dovuto combattere fino ad oggi all'ombra di un sistema che non dava nessun tipo di garanzie, invece oggi, grazie a questa legge, la Regione Abruzzo dà speranze concrete a tutti coloro che sono affetti da questa patologia. Quindi una giornata importante, una giornata che riempie d'orgoglio l'intero Abruzzo.